Oltre 3.000 arrivi in Veneto fino ad oggi, un centinaio di minori non accompagnati sono i migranti che i comuni veneti si sono trovati in casa, inviati dalle prefetture. Sul tavolo la loro gestione tra accoglienza diffusa o gli sbandierati hub. Il presidente di ANCI Veneto Mario Conte ha riunito i sindaci e a fronte dell'emergenza ha chiesto loro uno sforzo di collaborazione, ricordando i pro e i contro di entrambe le soluzioni, ma puntando i riflettori sul governo, a lui il compito di gestire la situazione. Cerchiamo di evitare le tendopoli, che non sono certamente una soluzione dignitosa. Ovvio che l'alternativa ai grandi centri di accoglienza è un impegno più piccolo da parte di tanti, che si chiama accoglienza diffusa. Anche qui ci sono i suoi pro e i suoi contro. Se la soluzione deve essere l'una piuttosto che l'altra, però ce lo deve dire il governo. Non dobbiamo essere noi a rompere il fronte dei sindaci, fronte che oggi è più compatto che mai, indipendentemente dalle posizioni diverse. Noi siamo chiamati a gestire un'emergenza, ma le soluzioni devono arrivare dal governo. Il mantra è accoglienza diffusa, gli hub rischiano di essere delle bombe sociali, la memoria corre rapidamente a Cona, a Bagnoli, alla caserma Serena. Comuni in prima linea ancora una volta, come quello di Battaglia Terme nel Padovano, dove in un ex albergo a due passi dal centro del paese, da inizio anno sono stati ospitati oltre 270 migranti, una struttura che ne contiene un'ottantina, e il sindaco mette le mani avanti e rilancia. La collaborazione, ma la collaborazione la può dare chi è in grado di darla? L'immigrazione è gestita dallo Stato, appartiene allo Stato, non appartiene alle regioni, alle province, ai comuni. Lo Stato deve dare indicazioni perché avvenga realmente un'accoglienza diffusa. Secondo me questa è l'unica cosa da fare, dando anche dei benefici economici per quei comuni che devono poi provvedere all'accoglienza diffusa. Ma va oltre e se non vuol sentire parlare di hub, apre ad una soluzione temporanea. Per un breve periodo potrebbero essere utilizzate dallo Stato, con personale dello Stato, delle caserme dove almeno gli si insegna l'italiano, perché se vogliamo che si integrino devono capire, devono comprendere. Intanto sono poche se non nulle, spiega il sindaco, le comunicazioni dalla prefettura solo per i minori, gli adulti passano direttamente in consegna alla cooperativa. Migranti che vanno e vengono, nessuno sa cosa fanno, li vedono circolare in paese e ancora una volta chiamato in causa il governo. Si parli ancora di emergenza, francamente lo trovo imbarazzante, ecco, voglio essere diplomatico, imbarazzante. Lo Stato ha abdicato, ha delegato alle cooperative la gestione di un fenomeno che avrebbe dovuto gestire in prima persona con serietà.